Che l'aria nel palazzo della provincia di Cosenza stia diventando irrespirabile lo si è capito chiaramente questa mattina quando i giornalisti giunti nello storico palazzo di Piazza 15 Marzo per seguire una conferenza stampa convocata da Graziano Di Natale sono rimasti alla porta, costretti ad attendere che dai piani alti giungesse l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incontro fissato alle ore 11 nella sala degli stemmi. Un atteggiamento ostile che ha mandato su tutte le furie l'esponente del PD. Appena ottenuto il via libera, Di Natale ha ribadito ai cronisti di essere lui e non Occhiuto ad avere titolo a ricoprire la carica di presidente della provincia per come sostenuto da ben tre sentenze. Mario Occhiuto è dentro il giudizio perché ha presentato al Consiglio di Stato un appello incidentale come persona fisica dicendo al Consiglio di Stato: guardate, io resto in carica perché sono stato rieletto sindaco e perché lo statuto della provincia di Cosenza mi ritiene ancora in carica. Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza del 7 luglio, ha disatteso l'appello principale della provincia di Cosenza, l'appello incidentale di Mario Occhiuto e ha confermato la sentenza del TAR Calabria, che ha dichiarato decaduto dalla carica di presidente della provincia di Cosenza, Mario Occhiuto. Queste sono sentenze. Le sentenze possono piacere, possono non piacere, possono essere commentate, ma le sentenze vanno rispettate. Salvatore Bruno per la CNews 24.